Buonasera Marco Lupis, grazie di essere con noi. Qualche giorno fa, parlando insieme della situazione a Hong Kong, avevamo convenuto appunto insieme che l'altro punto critico sarebbe stato, ed è già in realtà, Taiwan, ma che a Taiwan la situazione sarebbe stata diversa per la Cina. Siamo stati, come dire, profetici, ma non era difficile, per la verità. Adesso queste ultime notizie che cosa aggiungono al ragionamento che avevamo cominciato? Beh, diciamo, confermano che Taiwan è la spina nel fianco per la Cina in questo momento, visto che i cinesi ritengono di avere, diciamo, messo una pezza piuttosto efficace alle pretese indipendentistiche, democratiche di Hong Kong. Quindi, diciamo, il punto dolente in questo momento per la Cina si sposta su Taiwan, ma soprattutto Taiwan è un punto dolente perché c'è una presidente, la presidente Tsai, che è stata eletta con una marea di voti, con un programma che mira alla totale indipendenza e abbandona completamente ogni prospettiva di riconciliazione con la Cina. Poi Marco, c'è da dire che gli Stati Uniti su Taiwan hanno, e lo abbiamo già visto, un atteggiamento diverso rispetto a quello che hanno su Hong Kong. A Hong Kong magari parlano ma non agiscono, a Taiwan forse sono, non dico disposti ad agire con un conflitto, attenzione, però hanno ben altro peso, o sbaglio? Sì, beh, perché consideriamo che la situazione di Taiwan è un po' diversa da quella di Hong Kong. Hong Kong, per quanto avrebbe dovuto avere garantita per ancora per parecchi anni questa sua diciamo autonomia, comunque nel 97 è tornata a far parte sotto la sovranità cinese. Invece Taiwan sono solo i cinesi, cioè solo la Cina a considerarla parte appunto della Cina, mentre Taiwan si considera una nazione indipendente. Uno Stato, quindi, indipendente, esatto, e altri lo considerano tale. Gli Stati Uniti hanno più mano libera a cavalcare questo tipo di discorso. Senti Marco, anche qui però, anche nella questione di Taiwan, bisogna inevitabilmente sottolineare l'assordante silenzio dell'Europa. Assolutamente. Intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori che Taiwan, come ho detto, si considera una nazione indipendente perché in pratica quasi nessuna nazione del mondo la riconosce tale, in quanto il pressing da decenni, da sempre, della Cina è stato talmente forte su tutti gli stati del mondo, compresi gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno chiuso le relazioni diplomatiche nel 79, se non ricordo male, con Taiwan per aprirle con la Cina. Quindi attualmente siamo di fronte a un paradosso, cioè la presidentessa cinese ha invocato qualche giorno fa un sempre maggiore rapporto con gli USA, però in realtà gli USA non riconoscono Taiwan formalmente come nazione, non c'è a Taiwan un consolato, un'ambasciata americana. E poi ci sono state alcune, diciamo, cose che i cinesi hanno visto come provocazioni, non ultima qualche giorno fa una visita ufficiale del ministro della salute americano, il più alto, diciamo, esponente della politica americana a visitare l'isola dai tempi di George W. Bush, per capirci, che ha irritato molto i cinesi. E in più c'è un'atmosfera generale di tensione anche militare, perché comunque Taiwan si inserisce anche in quella serie di conflitti, di contese che ci sono nel Pacifico, nel Mar Cinese Meridionale, per una serie di atolli di cui abbiamo parlato, la cui sovranità la Cina rivendica, anche se è stata sconfessata dall'AIA su questo, e in questa disputa entra anche Taiwan, gli americani. Ecco, proprio dal punto di vista militare, Marco, fino a che punto secondo te si possono spingere la Cina e gli Stati Uniti in una partita a scacchi così complicata, no? È pericolosa anche, ovviamente. Allora, una guerra USA-Cina per Taiwan io non me la vedo, diciamo, nel senso non credo che gli americani si spingerebbero a tanto, però è vero che Taiwan può diventare un motivo di discordia molto forte. Non dimentichiamoci che quando parliamo di Cina parliamo di un atteggiamento e un modo di pensare che è tutto il contrario del nostro modo di pensare occidentale e soprattutto agli antipodi dal modo di fare americano, che è un po' quello, diciamo, del cowboy, dell'interventismo, del decisionismo, delle situazioni prese di petto. I cinesi parlano, ma pazientano, studiano, preparano le mosse future e
bisogna aspettarsi delle reazioni sul lungo periodo. Il proverbio del resto lo dice, no? Si siedono su un fiume e aspettano che passi. Esatto, basti pensare che ad Hong Kong hanno aspettato più di 20 anni dopo il ritorno di Hong Kong sotto la sovranità cinese, sotto la loro sovranità, per dare il colpo fatale. Stai ancora qualche minuto con noi, se puoi. Buonasera, ambasciatore Armando Sanguini, la coinvolgo anche in questa discussione. Poi parleremo pure di altri scenari, soprattutto quello greco-turco, che è altrettanto ribollente in queste ore. Ma per quanto riguarda Taiwan e il conflitto USA-Cina, che si esplica anche su Taiwan, adesso lei che cosa pensa? Ma io credo che non ho capito il nome del vostro Marco Lupis, il collega Marco Lupis, che insomma... Ah beh, un'ottima persona, condivido la sua opinione, soprattutto per quanto riguarda la differenza metodologica della Cina rispetto a quella americana. Sono due culture molto molto diverse, se devo fare una scommessa direi che alla fine è destinata a vincere la Cina, non perché abbia in simpatia la Cina, ma perché ha una capacità di movimento strategico, vedi la via della seta con tutto quello che accompagna, no, questo processo. La Cina è in grado, ecco, di contendere un obiettivo che poi ritiene assolutamente legittimo e proprio, e quindi è difficilmente torna indietro, eliminando, e questo mi pare molto importante, dalla visione della Cina qualunque elemento di carattere ideologico. Ma gli Stati Uniti, ambasciatore, possono accettare che Taiwan finisca completamente sotto l'egemonia cinese? In questo caso la Cina proprio rivendica che torni alla Cina perché cinese è, ma a Taiwan la pensano diversamente. Sì, ma io credo che alla fine ci sarà, come spesso succede, una mediazione, però il destino di Taiwan, come Hong Kong, direi che è segnato, è un destino che è di identità locale, l'obiettivo finale, cioè a che titolo gli Stati Uniti possano rivendicare un diritto, no, che i cinesi La fermo su questo punto, ambasciatore, poi torno da lei. Lupis, innanzitutto sei d'accordo? Prima domanda. Sono d'accordo, sì, sono assolutamente d'accordo, è una giusta osservazione, perché non dimentichiamo che a Taiwan sono cinesi, insomma, nel senso, certo, che Taiwan è nata perché i nazionalisti Chiang Kai-shek andarono a fondare appunto quella che secondo loro era la Repubblica di Cina in opposizione ai comunisti di Mao. Quindi le previsioni in passato erano comunque che, bene o male, attraverso una mediazione, attraverso dei punti d'incontro, Taiwan si sarebbe riunita alla Cina, mano a mano che il gap, diciamo, tecnologico, economico, eccetera, tra la Cina di una volta e la moderna Taiwan si fosse ridotto. Oggi diciamo che questo gap si è praticamente annullato. La Cina forse è persino più avanti da certi punti di vista di Taiwan, ma quello che interviene in questo momento è il problema ideologico, cioè questa nuova Cina di Xi Jinping è una Cina molto, molto forte, molto prepotente, nella quale Taiwan non si riconosce. Un po' molto imperialista. Ultima domanda, esatto, e poi ti lascio, Marco, ed è questa: ma le conseguenze economiche di uno spostamento di Taiwan verso la Cina, o meglio di un ritorno dal punto di vista cinese di Taiwan alla Cina, per l'Occidente, per noi, sarebbero importanti, no? Ma diciamo, sono finiti gli anni, eravamo ragazzi tutti quanti quando c'erano le cose made in Taiwan, no? Ci ricordiamo? Sì. Oramai non è più tanto così. Taiwan ha ragione il politico cinese che abbiamo sentito prima nel servizio quando dice Taiwan è una piccola cosa. È vero, confronto alla vastità della Cina, al peso della Cina internazionale, Taiwan è poca cosa. Certo, ha le sue risorse, ha il suo peso sullo scacchiere internazionale e sull'economia mondiale, ma diciamo non è così rilevante. Ripeto, non credo che nessuno voglia fare la guerra per Taiwan, non credo che nessuno voglia fare diciamo, mettersi contro la Cina per i benefici economici che possono venire da Taiwan. Più chiaro di così. È un fatto di principio, sì. E quando si
si lotta per i principi, si finisce di solito bene o male alla fine per mettersi d'accordo. Comunque speriamo non sia così, perché Taiwan a noi sta simpatici, sarebbe un simpatici, peccato, insomma, sì, rivendicano la libertà, l'indipendenza. Ma è un po' inevitabile, come diceva... Grazie, grazie Marco Lupis, buon lavoro, grazie di essere stato con noi nella sera di Ferragosto. Ambasciatore Sanguini, piccola giù.